Alessandro Catanzariti produce abiti sia per uomo sia per donna, e quanto sta cambiando la moda nel mondo islamico e quali sono le possibilità di sviluppo anche per il mercato e per l'economia italiana naturalmente? Sì, quello che sta veramente emergendo oggi in questo seminario è in assoluto nel mondo, da partire da grandi brand tipo Donna Karan, che ha addirittura creato una comunicazione specifica nell'ultimo Ramadan, fino a brand come il nostro RGT1000, e che c'è un mercato in grande espansione, e il modesto fashion, cioè i precetti islamici applicati alla moda, stanno diventando una spinta notevole alla creazione di nuove aziende nel settore del Golfo e degli Emirati. Ed è uno sbocco notevole per aziende come la nostra che producono in Made in Italy, e quindi una ricerca sulla qualità che queste aziende stanno cercando, perché oggi non sono più i tempi in cui la moda islamica era un colore, una taglia per tutti, ma quello che veramente stanno spiegando i delegati e gli speaker di oggi è che le donne islamiche soprattutto sono alla ricerca di prodotti di qualità che rappresentino la loro personalità. Si riesce a far sposare la tradizione culturale, appunto, ad esempio del mondo islamico, con tutto l'aspetto della tradizione invece del Made in Italy? Sì, può sembrare una cosa molto complessa, in verità sono emersi già molti punti di contatto, in assoluto la ricerca di qualità, perché appunto fino ad oggi il modesto fashion si è appoggiato anche a produzioni molto, molto standard, molto massificate, invece quello che sta emergendo è una ricerca del dettaglio, design, penso al distretto comasco della seta, che solo quello potrebbe essere, diciamo, un punto di partenza per una ricerca su colori, materiali, dettagli, che da solo potrebbe creare 3 o 4 collezioni di un'azienda che produce modesto fashion. Quando si parla però di mondo islamico si pensano anche alle crisi internazionali, alle situazioni di tensione. Quanto questo può influenzare l'economia e gli scambi commerciali? Questo è un punto di partenza, perché il mestiere anche del Made in Italy che va in giro per il mondo è anche di creare forse un ponte con questa realtà. Quindi io mi sto accorgendo in questi giorni che in verità poi confrontandosi sono tra l'altro imprenditori giovanissimi, quindi sono una, secondo me, spinta a creare un ponte di relazione culturale anche fra un paese come l'Italia, che da sempre comunque è stato aperto, disponibile verso questi nuovi mercati emergenti che peraltro in questo momento per noi sono anche vitali. Quindi diciamo una possibilità positiva per un'economia che insomma ha ancora difficoltà a riprendersi. Assolutamente, il mondo islamico produce solo nel settore del fashion 484 miliardi di dollari di ricavi, e pertanto è una fetta per la quale l'Italia può tranquillamente trovare il suo spazio e trovare sbocchi per le aziende italiane. Chi nel Piemonte che cosa può fare? Ma noi siamo sempre stati visti come una città e regione molto industriale, ma siamo anche stati la culla di aspetti creativi, di fiere, la moda è nata qui, quindi la creatività piemontese secondo me trova sicuramente uno sbocco in questi mercati emergenti.